Sono Antonella Bossuto e il prossimo anno accademico terrò un corso intitolato Aspetti della letteratura europea. Ma perché parlare di letteratura europea? Perché sin dalle origini i vari ceppi di letteratura europea hanno avuto strette connessioni tra di loro. Dalla lirica provenzale sono derivati i Minnesänger tedeschi, ma anche i lirici siciliani alla corte di Federico II. Alle novelle di Boccaccio si ispirò Chaucer con i Canterbury Tales. Aspetti della poetica di Machiavelli sono presenti negli University Wits di età elisabettiana e il romanzo moderno nasce nel Siglo d'Oro con il Lazzariglio de Tormes e soprattutto con Cervantes, il Don Chisciotte. E se ne potrebbero ricordare altri, ma quest'anno io ho pensato di iniziare da un periodo più vicino, il secondo 800, perché è un periodo veramente che comporta una grossa rivoluzione. Con la crisi dei romanticismi nazionali, e complice anche il diffondersi del positivismo, abbiamo una crisi della figura dell'intellettuale che non diventa più, che non è più maître à penser, ma conosce un forte declassamento sociale. A questa situazione si risponde in diversi modi. Noi vi accenneremo, ma seguiremo soprattutto un filone, quello rappresentato da tre autori particolari, Flaubert che porta alla crisi della focalizzazione zero nel romanzo, Baudelaire che rivoluziona la lirica e Dostoevsky che distrugge le basi del romanzo tradizionale portando a Schnitzler e a Pirandello e quindi al Novecento. Ci vediamo il mercoledì dalle 15 alle 16:30 in presenza o online. Grazie.